Cari amici, ecco allora che finalmente siamo vicini all'inizio di questa nostra catechesi sul libro dei Salmi. Mi sono reso conto che per poter spiegare bene, per poter entrare dentro, era necessario un piccolo discorso di premessa. E siccome abbiamo a disposizione soltanto 40 minuti per ogni incontro, non volevo appesantire il tutto mettendo questa premessa insieme all'incontro di domani. Quindi ho pensato di registrarla a parte, di condividervela oggi, così che già da domani possiamo entrare nel vivo. Dunque, il nostro percorso, che ho intitolato I Salmi, Poesia e Preghiera, è evidentemente un corso sui Salmi. Perché facciamo un corso sui Salmi? Che cosa sono i Salmi, innanzitutto? La prima cosa, per parlare di qualsiasi cosa, bisogna sapere che cos'è. Evidentemente, io non posso parlare di una cattedrale se non so che cos'è una cattedrale, a cosa serve, così come non posso parlare di un cavatappi se non so che cos'è un cavatappi e a cosa serve. Dunque, la prima cosa da fare è capire cosa sono i salmi e a cosa servono. I salmi sono canti, fondamentalmente. Noi oggi li leggiamo come testi scritti, come poesie, ma in realtà sono canti, nascono per essere cantati, solo che noi non sappiamo più quale musica avessero, perché a quel tempo la notazione musicale non era ancora stata inventata. Dunque, ogni salmo all'inizio contiene delle informazioni, delle istruzioni. Per esempio, domani canteremo un salmo che all'inizio proprio c'è una notazione, dice, di Davide, cioè l'ha scritto il re Davide, sull'aria I Torchi. Cioè, esisteva una canzone famosa che si chiamava I Torchi, probabilmente una canzone che veniva cantata nella vendemmia, su quell'aria andava eseguito quel salmo lì. Dunque, modo molto semplice, anche abbastanza primitivo, evidentemente, per trasmettersi la musica. Allora, notate questo, che questi canti sono i canti liturgici del popolo di Israele. Praticamente il libro di Salmi è, oggi noi diremmo, il libro dei canti di Israele. Sono i canti che venivano eseguiti nel Tempio, sono i canti che venivano eseguiti nella liturgia. Quindi ogni ebreo ce l'ha estremamente familiare. Gli risuonano continuamente nell'orecchio. Lo vediamo facilmente nel Vangelo, perché quando Gesù parla, metà dei suoi discorsi sono fatti coi salmi, cioè sono parole prese dai salmi. In continuazione Gesù ha i salmi sulle labbra. Dunque, imparare a conoscere i salmi significa innanzitutto questo, significa imparare il linguaggio di Gesù. E imparare il linguaggio di una persona significa imparare a pensare come quella persona. Se i salmi mi diventano familiari, se i salmi diventano la mia vita, in un certo modo io imparo a pensare come Gesù. È per questo che tutti i sacerdoti, tutte le suore, tutti i frati recitano continuamente i salmi nella liturgia delle ore. Precisamente perché è un esercizio per imparare a essere in sintonia con Cristo, a pensare come Lui. E poi c'è anche un'altra cosa estremamente interessante da dire sui salmi. I salmi sono, come dire, contengono un ventaglio di tutte le emozioni possibili. E sono bellissimi per questo, perché il salmista non è uno, non so come dire, ben educato, anzi, cioè molto poco politicamente corretto, oggi si dice. Quindi le sue emozioni sono genuine, sono piene, sono vere. Quando io leggo il libro dei Salmi, io vedo passione, rabbia, ma tanta rabbia, vedo violenza, vedo disgusto, vedo tutta la gamma delle emozioni umane, paura e gioia, una gioia, un'allegria straordinaria, dilagante. Ecco. Imparare i salmi significa imparare le proprie emozioni. I salmi mi offrono un canale attraverso cui far fluire le mie emozioni in modo che queste mie stesse emozioni immediatamente vengano dirette a Dio. Pensate che Gesù aveva talmente incarnato questa cosa, aveva talmente assorbito questa cosa che nel momento più drammatico della sua vita, nel momento in cui sta morendo, nel momento in cui lui sperimenta addirittura
che il padre, in un certo modo, non lo ha fatto veramente, ma lui si sentiva così, gli ha voltato le spalle, lo ha abbandonato. In quel momento Gesù si lamenta con Dio, prega, usando le parole di un salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi veramente i salmi hanno plasmato il suo carattere, la sua affettività, la sua personalità. E noi vorremmo che la stessa cosa accadesse anche a noi. I salmi sono poesia. Bellissima poesia, veramente sublime. Ed è proprio per questa ragione che sono così efficaci nel plasmare, nel gestire le emozioni. Allora non si possono leggere i salmi dimenticando il loro aspetto poetico. Non si possono leggere i salmi come si leggerebbe un libro di filosofia o di teologia. I salmi contengono una teologia molto importante, ma non sono teologia. I salmi sono poesia, dunque sono preghiera, dunque contengono emozioni e vanno letti come poesia proprio per poter distillare, per poter cogliere tutta la ricchezza sentimentale che ci presenta. Ecco il lavoro che noi cercheremo di fare. In questo seguo quello che è, per quanto riguarda la Bibbia, il mio maestro, Luis Alonso Schacher, un grandissimo biblista. Poi userò anche altri commenti, padre della Chiesa e altri biblisti, ma diciamo la traccia di fondo, lo schema viene da lui. Che cosa faceva Alonso nelle sue lezioni? Era bravissimo perché quando lui entrava in classe, lui faceva proprio il corso sui salmi, diceva ai miei studenti: vabbè, le note esegetiche, le cose ve le leggete sui libri, qui a scuola io voglio farvi sentire il salmo. Quindi ci leggeva il salmo. Dopodiché diceva, lo stesso tema, la stessa traccia, noi la troviamo, per esempio, in Calderon della Barca. Lui era laureato in teologia, in letteratura spagnola, oltre che in teologia. E poi ci faceva mezz'ora di lezione su Calderon della Barca, spiegandoci la poesia di Calderon della Barca, ma attraverso quello ci aiutava a capire il Salmo. Capite? Ecco. Perché? Perché le emozioni umane sono quelle e i grandi poeti spesso hanno saputo descriverle, hanno saputo coglierle nello stesso modo del salmista. Allora, si parte da qui, si parte da questo incontro tra la Bibbia e la letteratura. Sempre farò così, sempre seguirò questo schema. Punto di partenza, l'incontro tra la Bibbia e la letteratura, o meglio, due luci che illuminano uno stesso oggetto, cioè il tema del Salmo. Poi un'analisi un po' più specifica del Salmo, un'analisi letteraria che aiuti a coglierne la bellezza poetica. Poi il riferimento a Cristo, cioè come Cristo ha vissuto quel Salmo, come Cristo ha incarnato quel Salmo. Sarebbe necessario un quarto passaggio, cioè come questo Salmo si incarna nella mia vita. Questo è il passaggio che dovete fare voi. Dopo che io vi ho preparato tutto il cammino, l'ultimo punto, cioè come questo salmo diventa mio, questo lo fate voi. Come io posso pregare questo salmo? Io vi posso spiegare come Gesù lo ha pregato, ma da lì in poi come voi potete pregare questo salmo, questo è il vostro lavoro. Così i nostri incontri saranno fondamentalmente divisi in tre parti ogni volta. Una prima parte, ogni tre parti di circa mezz'ora ciascuna. Una prima parte in cui appunto ci sarà la mia esposizione sul Salmo, poi una seconda parte in cui vi invito a fare silenzio, vi invito a far risuonare questo Salmo dentro di voi, a pregare questo Salmo, e poi una terza parte in cui invece ci troviamo insieme per chi vuole, liberamente, e condividiamo quello che il Salmo ha significato per noi, in modo che la ricchezza di uno possa arricchire un altro. Siamo pronti a partire, partiamo domani. E domani partiamo con un salmo famosissimo, il Salmo 8, quello che comincia con le parole: Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Vi invito a leggerlo oggi, questo salmo, oltre ad aver visto questo piccolo video. Vi invito a leggere questo salmo in modo che quando domani lo pregheremo già ci risuona familiare, anche se sono convinto che vi è già familiare perché sicuramente lo conoscete, è appunto uno dei salmi più famosi. Grazie a tutti, ci vediamo domani sera, vi ricordo alle 9,
Un quarto d'ora prima di cominciare metterò il link sulla chat di WhatsApp che ci raccoglie tutti quanti. Grazie a tutti e buona serata.